Business Leader Summit 2024, Milano Allianz Mico, due giorni di lavori per parlare del futuro del business e capire come le aziende potranno continuare a crescere e svilupparsi con particolare attenzione all'innovazione e alla sostenibilità. In questo momento siamo in compagnia di Caterina Limido, che è Head of Talent Transformation Practice, Vice President di Entity Data Italia. Grazie di essere con noi. Grazie a voi, molto contenta. Caterina, con te oggi vogliamo cercare di capire come, diciamo, questa digitalizzazione che è arrivata sta cambiando le dinamiche dell'impresa e come le imprese soprattutto si stanno approcciando a una nuova tecnologia come l'intelligenza artificiale per adottarla in maniera più strutturata, consapevole e chiaramente efficace ed efficiente. Cosa significa questo dal vostro punto di vista? Noi come Entity Data ovviamente siamo un player di innovazione tecnologica, stiamo sviluppando internamente per noi motori di AI e lo stiamo facendo per i nostri clienti. In particolare in Italia abbiamo intrapreso un percorso di adozione e di trasformazione legata all'AI molto importante, proprio che vede la persona al centro, quindi la nostra idea è quella che l'AI sicuramente avrà degli impatti e dei benefici sull'operatività delle nostre persone, questa è la base. Ma non vogliamo solo approcciare dal punto di vista di misurazione delle performance che ci saranno, ma anche avere un punto d'attenzione verso le persone. Di conseguenza aiutare appunto nella proprio la parte umana delle nostre aziende, comprendere i limiti, comprendere i benefici, comprendere anche le paure che le persone hanno nell'adozione, il timore di perdere il lavoro, e in questo senso abbiamo pensato ad un percorso di formazione che parte dal leadership team, dal punto di vista della mindset e dell'awareness, per prendere consapevolezza che tutta questa trasformazione c'è, è urgente, importante, ma che anche deve considerare questo punto di vista più legato agli aspetti umani e ai timori. Ecco, un punto di vista che pone quindi l'uomo al centro sempre, nonostante l'evoluzione, la rivoluzione digitale e tecnologica in atto, e che propone chiaramente sfide e opportunità nell'adozione, come stavi sottolineando anche tu. Ma quali sono oggi le reali priorità per chi deve poi alla fine riuscire ad adottare l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, per produrre un valore aggiunto condiviso, un vantaggio competitivo per le aziende? Noi ci stiamo molto interrogando sull'utilizzo dell'AI all'interno, che ha sicuramente nel nostro settore un aspetto rilevante sulla riduzione di costi interna. Dall'altra parte poi dobbiamo capire come evolve la società e come ci sarà un mondo diverso guidato dall'AI, un mondo che anche noi dobbiamo imparare a individuare, immaginare, per poter offrire servizi, nel nostro caso appunto digitali, piuttosto che servizi di consulenza e di adozione e di formazione. Quindi diciamo che è in questo contesto anche l'attenzione che si sta ponendo ai fattori ESG, dove quello ambientale, quello sociale, quello di governance diventano fattori cruciali, e le nuove tecnologie possono aiutare le aziende a soddisfare le esigenze che i mercati pongono in questo senso, è molto importante. Voi per esempio anche proprio come mission aziendale avete la sostenibilità sociale e anche il valore, come dicevi tu prima, di mettere al centro le persone non solo all'interno dell'azienda, ma di farvi ambassador, esatto, di questa trasformazione anche fuori dall'azienda. Qual è il vero senso di questa attività oggi, in un momento in cui questi fattori sono sempre più importanti? Noi abbiamo appunto, proprio essendo società giapponese, per noi anche il ritorno verso il sociale è un pilastro fondamentale. Già nel 2020 abbiamo dal Giappone prodotto un manifesto dove NTT si impegnava proprio a restituire alla società in cui viviamo i valori e l'utilizzo di una tecnologia sostenibile e umana. In questo senso, ad esempio, in Italia ci piacerà, stiamo pensando di prevedere un percorso di
formazione, ad esempio per le scuole, per le istituzioni appunto esterne alle nostre aziende, ad esempio per l'alfabetizzazione nell'utilizzo dell'AI con un pensiero critico, guardando anche agli aspetti diciamo più difficili, più negativi, diciamolo in questo senso, più etici esatto, e quindi ad esempio andare nelle scuole a diffondere con un percorso che noi vogliamo chiamare AI per la Gen Z, proprio gli istituti superiori, per alfabetizzare anche la generazione futura nostra nell'utilizzo di un'AI consapevole. Ecco, anche perché molto probabilmente tra le esigenze che le aziende avranno, quindi il fatto di ciò di cui ci sarà bisogno per continuare a progredire nell'adozione dell'intelligenza artificiale, sono nuove competenze, ma come anche nuovi talenti. Nuovi talenti che oggi molto spesso in Italia si fa fatica a trovare. Esatto. Sarà questa la vera chiave di volta per riuscire ad approcciare nella maniera giusta la trasformazione digitale? Sì, assolutamente. Noi siamo impegnati proprio a lavorare insieme agli istituti superiori nella formazione, no? Diciamo digitale, tecnologica e adesso anche con l'utilizzo dell'AI, sia da un punto di vista di formazione più tradizionale, ma anche da un punto di vista di utilizzo, ripeto, sociale ed etico. Quindi formare le nuove classi dirigenti fin dalla scuola permetterà alle aziende di avere personale formato STEM e poi a tutta l'Italia di crescere. Ecco, questo è un po' l'impegno che noi abbiamo, che tra l'altro è fondamentale in questo momento, le aziende lo richiedono, il mercato italiano lo richiede, per poter continuare a produrre un'innovazione che è sempre stata un po' il simbolo, no, della, esatto, nostra capacità economica e imprenditoriale, e che deve tornare a esserlo per poter guardare al futuro con positività. Noi ti ringraziamo, grazie di essere stata con noi, per i tuoi spunti. Grazie.